Il tema della misurazione dell'efficacia di un evento è un tema delicatissimo, ma il punto di partenza assoluto è capire il perché viene fatto l'evento stesso e quindi quali sono le ragioni che dovrebbero portare alla scelta dell'evento e eventualmente anche lavorare su quelli che sono gli obiettivi. Per cui ci può essere un punto di partenza anche dal cliente stesso, per cui devo fare qualcosa per una certa ragione, ma in realtà bisogna lavorare con il cliente e costruire passo passo quelli che possono essere gli obiettivi veri. Una volta definiti gli obiettivi e condivisi questi obiettivi, si lavora su quelli che possono essere i KPI di valutazione, che possono essere più vari a seconda della tipologia di settore e mercato, dal numero di contatti generati al numero di contenuti che vengono generati, alla capacità dell'evento anche di diventare una storia da raccontare e quindi di essere notiziabile e appetibile per le testate a cui poi viene raccontato l'evento e soprattutto poi al consumatore che deve beneficiare del contenuto e del racconto del contenuto stesso. Un aspetto su cui abbiamo riflettuto oggi anche importante è quello dell'importanza del contatto umano e del lavoro umano che si fa con il cliente stesso, conoscendo quelle che sono anche quelli che sono i suoi obiettivi interni di soddisfazione rispetto a quelli che sono gli stakeholder all'interno dell'azienda e quindi lavorare passo passo nella conoscenza del business e delle dinamiche aziendali diventa un aspetto importantissimo in tutta questa tipologia di attività.